Dimmi perché è così importante protestare oggi? La salute, questo c'è la Costituzione, articolo 32, diritto alla salute. Ora, questo diritto ce lo dobbiamo tutelare, siccome lo Stato non ci pensa perché non gira niente, le scuole le sta facendo diventare tutte private, le strade non ce ne sono più, l'ospedale ce lo vogliono chiudere, ma c'è poi ci dicono andatevene, facetevi là, un culo. Aspetta un attimo. E fine, non parlare. Perché il giorno che avremo un bimbo non vogliamo andare assolutamente né a Caltanissetta Stretta né anche ad Agrigento. Perché ci fidiamo ciecamente dell'ospedale Longo di Mussomele e del reparto Netrice. Uno dei migliori nel circondario. Che cosa ci si aspetta oggi da questa giornata? Oggi la giornata è abbastanza su di livello, perché la stessa commissione si fa attendere, l'assessore Borsellino, stiamo aspettando una sua conferma, ancora ufficialmente non ce l'abbiamo, e in ogni caso avremo un documento che abbiamo elaborato, che tra tutte le organizzazioni sindacali e il comitato di occupazione permanente, un documento forte, un documento di denuncia, un documento dove oggi non sarà una discussione, una classica riunione tanto per dire, oggi i livelli saranno decisamente alti nel rispetto della necessità di questo territorio e di un ospedale che per l'ennesima volta viene depauperato di ben 28 posti letto e soprattutto destinato a una chiusura nel giro di poco tempo. Noi non ci stiamo e la gente lo dimostra. Ecco, c'è tantissima partecipazione da parte dei paesi, diciamo, limitrofi. Quanto è importante far sì che tutti, diciamo, raccolgano questo tipo di proteste? È importantissimo, anche perché l'ospedale, come abbiamo detto e ripetuto nei vari consigli comunali straordinari, non è l'ospedale dei mussomolesi o l'ospedale di Mussomeli, ma è il centro di riferimento di ben 16 paesi di tre diverse province. La comunità tutta che afferisce all'ospedale deve non solidarizzare ma sposare interamente questa causa, anche perché questa è una prima tappa. Lo vedremo e lo diremo alla stessa commissione, le azioni che abbiamo fatto fino in questo momento sono propedeutiche verso un'azione più incisiva. Siamo pronti a bloccare le strade, siamo pronti ad andare a Palermo, siamo pronti a tutto, l'ospedale non si tocca. Speriamo che questa unione, diciamo, serva anche per prendere in mano anche altre proteste, come ad esempio il disastro, diciamo, delle miniere Bosco che sta colpendo, diciamo, l'intero territorio della provincia di Caltanissetta. È uno dei punti all'ordine del giorno, tra le altre cose il comitato nel documento che ha approntato lo ha messo proprio come punto prioritario. Dal lato il tentativo di penalizzare attraverso i tagli posti letto all'ospedale, dall'altro un territorio che ha un'incidenza tumorale rispetto alla media tumorale che è il doppio di quella nazionale. 108%. È il doppio di quella nazionale, quindi da un lato questo assessore alla sanità che si preoccupa di tagliare posti letto e dall'altro la gente continua a morire e morirà purtroppo di tumore e se ne frega altamente. Non lo permetteremo a nessuno. Allora, sindaco D'Anna, anche Campofranco è qui presente in questa giornata, che cosa ci si aspetta oggi? Siamo sempre presenti perché è un problema che tocca tutta la comunità, non solo campofranchese ma di ben 16 comuni. Stiamo lottando insieme agli altri sindaci perché questo presidio rimanga aperto e sia nelle sue funzioni massime, cioè mantenendo sia i primari che tutte le varie strutture. Ci aspettiamo da questo incontro un passo indietro da parte della Commissione, cioè che riveda il piano generale della Sicilia, in particolare quello di Mussomeli, riveda i numeri e guardi veramente l'utenza che usufruisce di questo presidio ospedaliero. A quanto pare dal numero delle persone presenti siamo pronti a tutto. Siamo pronti a lottare, prima a discutere e poi a lottare con qualsiasi forma per raggiungere il nostro obiettivo di mantenere il presidio sanitario a Mussomeli. Il vice sindaco di Milena, che cosa ci si aspetta oggi da questa giornata? Ma speriamo che ci siano notizie positive, anche se all'orizzonte tante notizie buone non arrivano. I cittadini si trovano tutti disagiati, abbandonati dall'istituzione e si vedono solo. Noi siamo qua per dare testimonianza e forza finché l'ospedale di Mussomeli non venga ridimensionato. E qual è, diciamo, il piano B se le cose non dovessero andare bene? Io dico che bisogna insistere, bisogna lottare affinché l'ospedale
di Mussomeli, credo che deve diventare di Serie A, debba diventare Serie A attrezzato e fornito affinché funzioni e diventa punto di riferimento di tutto il Vallone Senno e di tutti quei comuni della provincia di Palermo che ricadono vicino al comune di Mussomeli. Grazie. Allora, Renzo Bufalino, vice sindaco di Montedoro, che cosa ci si aspetta da oggi, da questa giornata? Noi ci auguriamo che l'assessore alla salute, la dottoressa Borsellino, ci dia delle risposte positive, perché pensiamo che c'è una marginalità geografica e che questa marginalità geografica si trasformi anche in una marginalità sociale. Questi territori che sono isolati hanno bisogno di presidi e l'ospedale è un presidio che rappresenta sia lo Stato ma anche la Regione. Ed è indispensabile mantenerli. Ecco, ma se il popolo non dovesse essere ascoltato, quali sono le vie, diciamo, da percorrere? Beh, io penso che se non ci ascolteranno oggi, la prossima operazione sarà quella di andare tutti a Palermo e andare a manifestare insieme a Palermo. Io mi auguro che oggi la trattativa si possa concludere comunque positivamente. Penso ci siano i margini perché ciò avvenga. Sindaco, una battuta al volo, che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi? Concretezza, desideriamo che sia un incontro concreto, che dia dei frutti, che sia utile, che sia valido. D'altra parte non capisco come non possa avvenire questo con una partecipazione di popolo così vasta. E se le cose non dovessero andare, diciamo, come previsto, quali sono le altre? Ci penseremo e faremo le lotte necessarie. Quelle anche a Palermo e Roma. E non è escluso, anche Palermo e Roma, se occorre anche quello. Quindi il punto non è chiudere l'ospedale, il punto addirittura è consolidarlo, se non addirittura rilanciarlo, perché è fondamentale, strategico rispetto agli equilibri ospedale, territorio, comunità, che vengono assolti, devo dire, con buona efficacia da parte dell'ospedale di Mussomeli. Quindi ci tengo io a lanciare un segnale rassicurante nella mia premessa, perché tutto quanto noi andremo a discutere adesso e subito dopo adesso, diciamo, in quelli che saranno i percorsi tecnici di affinamento su quello che dobbiamo fare da qui ai prossimi 20 anni, si muovono all'interno di questo scenario. Cioè, nessuno tocchi Mussomeli e nessuno tocchi l'ospedale di Mussomeli, siamo qui per discutere come poterlo sostenere, non come poterlo mortificare. Quindi, come dire, intanto prendete questo che credo debba essere un messaggio rassicurante. Su questo messaggio è perfettamente allineato il governo, quindi su questo messaggio vi sentiremo fra poco, penso sia allineata anche la commissione. Si tratta di una commissione con... Signor Sindaco, Presidente, onorevoli deputati, sono Renato Costa, segretario regionale della CGL Medici. Con estremo piacere ho raccolto l'invito dei compagni di Mussomeli a partecipare a questa riunione, perché oggi a Mussomeli sta succedendo un fatto di grande importanza. Questo territorio ha avuto la sensibilità di denunciare quello che, tra non moltissimo, avverrà in tutto il territorio siciliano, Presidente. Noi siamo reduci dalla presentazione della rimodulazione della rete ospedaliera non più di una settimana fa da parte del governo regionale. Rete ospedaliera che è stata respinta in toto da tutte le organizzazioni sindacali. Per due motivi fondamentali, Presidente, per un motivo di metodo e per un motivo di merito. Lasciando stare il metodo, che non esco da questa discussione, perché noi viene chiesto di adeguarci a quello che lei correttamente ha citato, che è il decreto Balduzzi. Il decreto Balduzzi è una legge dello Stato ed è giusto che anche noi, facendo parte dello Stato italiano, ci adeguiamo a questo. Però qualcuno ha dimenticato, e io invito voi che ne avete la responsabilità di ricordarvelo, che il decreto Balduzzi all'articolo 1 dice una cosa fondamentale. Dice che le rimodulazioni delle reti ospedaliere vanno fatte a condizione che venga realizzata quella medicina territoriale che da noi è soltanto una chimera. Parla espressamente di assistenza domiciliare integrata, parla espressamente di ospedalizzazione domiciliare, di PTA, parla di integrazione sociosanitaria, cioè parla di tutte quelle cose che la nostra regione ha visto solo sotto forma di inaugurazioni e tagli di nastro
ma che non hanno mai permesso di garantire una vera assistenza sul territorio. Ora vede Presidente, questa popolazione non è innamorata sicura all'idea di mantenere un ospedale in senso campanilistico. L'ospedale in questa terra è l'unica risposta al bisogno di salute dei cittadini siciliani, a Mussomeli come a Palermo, come a Catania, come a Messina, come a Caltagirone, come ovunque. L'affezione che i cittadini hanno per l'ospedale, perché soltanto noi nei nostri ospedali riusciamo a rispondere al bisogno di salute, perché non c'è nessuna alternativa seria sul territorio, perché non esiste nessuna possibilità di cura e perché noi non possiamo assumerci la responsabilità di diminuire i livelli di assistenza di questa regione. Uno studio recentissimo fatto dalla Bocconi, non dalla CGL, quindi non petrocomunista, ci dice che già in Italia c'è un problema di compatibilità con il Servizio Sanitario Nazionale. E poi ci dice anche che invece in Sicilia già da adesso non si garantiscono i livelli essenziali di assistenza. Se entriamo nello specifico, Presidente, territori come Caltanissetta, che hanno una loro particolare geografia e che soprattutto non hanno le alternative, ma con quale coraggio si può chiedere alla popolazione di questo territorio di privarsi dello Stato? Noi dovremmo essere qua, Presidente, a fare una preghiera diversa, a dire che l'ospedale va ripotenziato perché è l'unica risposta al bisogno di salute di un territorio vastissimo e che quindi semmai dobbiamo renderlo efficiente. Altro che depotenziare l'ospedale, altro che ridurre i posti letto. La sanità non è un supermercato, noi non possiamo decidere in relazione a quella che è la domanda e l'offerta, questo vale per qualsiasi logica di mercato, ma non ha nessun senso nella sanità, Presidente. Noi nella sanità eroghiamo salute. E il bisogno di salute non è assolutamente scambiabile con nulla, per cui nessuno si può permettere di immaginare di privare questo territorio dell'unica risorsa che c'è. Semmai questo dovrebbe essere l'occasione per chiedere, io ho avuto modo di parlarne col direttore generale, mio amico, il professor Virgilio, e di dirgli che semmai questo ospedale si fa un ragionamento diverso. Bisogna fare un ragionamento su come cercare di potenziare un ospedale e come renderlo funzionale. E la cosa che noi abbiamo chiesto all'assessore Borsellino, che ha accettato, è che la rimodulazione della rete ospedaliera, così come correttamente ha fatto la commissione, non solo deve tornare al mittente, ma deve essere rivista, e qui c'entra il metodo, non complessivamente parlando di tutta la Sicilia e facendo un mero conto di numeri, ma va vista territorio per territorio. E nessuno si può arrogare il diritto per decidere per altri territori, né io posso farlo a livello regionale e decidere per Mussomeli. Io ho bisogno di parlare di Mussomeli con la realtà di Mussomeli, con il territorio di Mussomeli. Ho bisogno di parlare di questo col direttore generale di Caltanissetta, che assieme possiamo decidere quali e se è opportuno fare i tagli, se e come possiamo realizzare le risorse. Non voglio togliere spazio agli altri, però Presidente, io le ricordo una cosa: se qualcuno ci dice che noi siamo ipofinanziati rispetto alle nostre necessità, le ricordo che noi spendiamo 9 miliardi di euro in questa terra. 9 miliardi di euro è il bilancio della Regione Sicilia sulla sanità, e questo bilancio è esattamente identico a quello della Regione Veneto. La Regione Veneto ha una popolazione che differenzia dalla nostra di circa 15.000 persone, quindi la possiamo considerare assolutamente assimilabile. E allora, se la Regione Veneto riesce a garantire le protesi odontoiatriche, le protesi oculistiche, le protesi oculari, e noi non riusciamo a garantire i livelli minimi di assistenza, Presidente, ci sarà un problema. E questo è il problema, se esiste, se c'è, va cercato, la politica ha il dovere di farlo. E certamente questo non può essere fatto penale, può essere fatto sulle spalle dei cittadini. Grazie all'attenzione. Buongiorno, Lillo Porto, CGL. Presidente, le sue parole, ci rassicurano, perché oggi è venuto qua per rassicurarci, però noi siamo più rassicurati al fine del tutto il giro quando otteniamo un appunto che il nostro ospedale rimanga, ma non solo rimanga, ma deve essere potenziato. Io volevo un po' spiegare, nell'ultimo piano che fortunatamente è stato ritirato, portava il nostro ospedale da 82 posti letto a 54 posti letto.
ma in realtà non erano 54 posti letto per acuti, ma bensì 42, perché da 54 a 42 poi sono stati rimpiazzati con 12 posti di lungo degenza e riabilitazione, mettendo un taglio lineare in tutti i reparti, 6 posti per tipologia di reparto. Noi a questo diciamo assolutamente no, perché siamo un ospedale di avamposto, tant'è che oggi ci sono tutti i sindaci che con i loro utenti che afferiscono alla nostra struttura di circa 170-80 mila abitanti, quindi può considerare benissimo cosa significa. Noi abbiamo visto pure in quella rimodulazione che era stata fatta che c'erano i tagli delle strutture complesse. Io voglio fare qualche esempio e poi vi invito eventualmente, vi invito tutte, a lei Presidente, anche gli onorevoli presenti, di farsi un giro con le nostre vecchie ambulanze di 20 anni e passa su dietro un'ambulanza per poter capire cosa significa quando noi trasferiamo un paziente con una frattura di femore o quant'altro. Solo così possiamo tutti capire cosa significa l'esigenza veramente della gente che è esasperata. Quindi noi chiediamo che le strutture complesse devono rimanere tali quali sono, perché se ci sono bravi primari la gente viene da noi, viene a operarsi e viene per tutti i servizi che l'ospedale offre, così anche i sindaci della zona possono mandare presso le nostre strutture i, chiamiamolo vero e proprio ormai, clienti. Quindi noi chiediamo che le strutture complesse devono rimanere, mettendo all'interno delle strutture complesse primari bravi. Dobbiamo mettere, ci deve essere primari bravi all'interno delle strutture complesse. Un altro esempio voglio fare: la provincia di Caltanissetta è più lungo che il largo, basta dire che i due poli opposti, Mussomeli, Gela, dista 140 km, non immaginate con queste strade che sono tra sé, lei lo sa, ma Presidente, non so se lei però ha fatto ormai la Caltanissetta, non so se lei ha mai fatto la Caltanissetta Mussomeli, forse nel pomeriggio, non lo so, io dico non so. Quindi può capire benissimo cosa significa la viabilità, non, proprio di ieri, notizia di ieri che è franata la strada, quindi ora allungheremo di circa 8 km ancora la percorrenza per Caltanissetta. Un paziente con una frattura di femore ci vuole almeno un'ora e mezzo di viaggio o due ore per poter arrivare a Caltanissetta, perché ogni buca che prende si ripercuote nella frattura con dolore atroce. Solo così possiamo capire perché noi dobbiamo potenziare il nostro ospedale. Un altro punto dolente è il punto nascita. Un punto nascita, noi dobbiamo, anche se dobbiamo stare attenti al decreto Balduzzo, alla cosa, però noi dobbiamo far capire alla Lorenzin che stila i piani, cosa c'è per trasportare una gravida da Mussomeli a Caltanissetta, il nostro punto di riferimento. Solo così lei può capire cosa significa nelle nostre realtà, cosa c'è. Perché da Valle d'Olmo per arrivare a Mussomeli ci vogliono 40 minuti di strada. Con un righello, la vuoi alla regione, possibilmente con un righello, mettete un righello, vabbè, sono vicino, non sono vicino, sono distantissimi, se ci sono più di tre quarti d'ora di strada, la gente di Valle d'Olmo per poter afferire alle nostre strutture. Come dicevo l'altra sera in consiglio comunale a Valle Lunga, se l'ospedale non fosse stato vicino, distanziato di 15 km, molte persone sarebbero morte, per infarto o altro.